Salve a tutti e benvenuti nel secondo episodio di Ori and the Will of the Wisps, il mio let's play il walkthrough registrato in 4K a 60 fps su PC. Nel primo episodio avevamo affrontato il prologo di Ori and the Will of the Wisps, un prologo magnifico che fa il verso a il prologo di Up, per esempio. E a proposito di Up, questo sembra un film della Pixar fatto a videogioco, cioè guardate com'è bella la grafica, tutto animato, tutto in movimento, con una marea di ombre, luci, davvero stupendo. Infatti inizialmente ebbe qualche problemino a livello tecnico perché era molto esoso a livello di risorse richieste alla console e al PC, perché ricordo che questa fu un'esclusiva Microsoft per un po' di tempo. Ora, se non sbaglio, si trova anche su Switch, ma non su PlayStation. Detto ciò, eravamo arrivati qui, alle paludi di acqua nera, dove Q si era persa in seguito alla tempesta e noi ora dobbiamo cercarla. Guardate, tutto animato con il peso di Ori che ci va sopra. Stupendo. Noi non possiamo ancora attaccare loro perché non abbiamo più la luce dello spirito che ci guida. Che ci permette anche di attaccare. Qui invece troviamo una sfera di vita. Hai trovato una sfera di vita. Raccogliere per ricaricare la vita di Ori. Beh, finora tutto classico. Oh! Attenti lì, eh. Questa terra è molto più pericolosa di Nibble. Per ora non sappiamo nemmeno come si chiami. Noi stiamo andando verso i laghi di Luma, mentre di qui c'è la palude di acqua nera. Vediamo se riusciamo ad andare oltre. Qui no. Qui chi ha giocato il primo Ori sa cosa ci serve per proseguire, ma non ce l'abbiamo ancora quell'abilità. Quindi dobbiamo tornare indietro. Però siamo stati ricompensati per avere esplorato fino qua, fin da subito. Perché qui troviamo un frammento di cellula vitale. Hai trovato un frammento di cellula vitale, trovane un altro per aumentare la tua vita massima. Esatto, perché qui il gioco è molto più grande rispetto al primo capitolo, hanno messo molti più potenziamenti e quindi per aumentare la nostra vitalità massima o anche l'energia dobbiamo trovare due potenziamenti dello stesso tipo. Attenti a non toccare questa creatura che ci danneggerebbe e proseguiamo. Mentre c'è questa musica malinconica. Molto bella, eh? E qui si può scendere, facendo attenzione a non toccare quelle acque che sono corrotte. Contenitore di luce dello spirito. Di luce spirituale piccolo. La luce spirituale può essere scambiata con creature amichevoli per ottenere vari oggetti e miglioramenti. E come vedete qua infatti inizia ad essere molto diverso dal primo capitolo, dove avevamo una sorta di punti esperienza e crescita tramite un albero delle abilità. Qua invece avremo da scambiare energia spirituale con altre creature. Ops. Siamo caduti in un posto da cui non possiamo riemergere. Questo non lo possiamo ancora rompere. E di là non ci possiamo ancora arrivare. Qui... Ci serve esattamente quell'abilità di Ori 1. Però qui dietro abbiamo un'altra esperienza. Un cartello che non riusciamo a leggere. E qui abbiamo una... È una caverna un po' strana perché sembra che ci abiti qualcuno qui dentro. Però non c'è nessuno attualmente, quindi... Proseguiamo. Oh! Ancora quei lemuri. Premi X per afferrare una torcia. Ed ora abbiamo la possibilità di danneggiare qualcuno. Tipo te. Sfera di luce spirituale. La luce spirituale può essere scambiata con creature amichevoli, bla bla bla. Abbiamo già letto. E queste piante azzurre a cosa serviranno? Non c'erano nel primo Ori.
Questi invece sì che c'erano nel primo Ori. I cancelli dello spirito. Tra l'altro i nemici subiscono anche il danno da fuoco, come avete visto. E con la torcia possiamo anche distruggere questi muri che ci bloccano il passaggio. Sono fatti di legno, quindi è anche logico che possano essere distrutti dal fuoco. Ed ecco il primo NPC del gioco. Tok. Squawk. Che cosa sei ora? Non un Moki, mi sembra chiaro. E non vieni da Niwen. Ho visitato la maggior parte delle terre vicine e lontane, ma non ho mai visto nessuno come te. Vieni da oltremare? Beh, qualunque cosa tu sia, io sono Tok, un viandante da queste parti. Le parti migliori, perlomeno. Io mi rifugio dalla tempesta. Ma se stai pensando di andare oltre, dovrei attraversare quel cancello dello spirito a est. Mi servono due chiavi di volta, come questa, e sembra proprio che ce ne sia un'altra nella caverna più avanti. Recuperarla, però, è un'impresa per qualcuno più agile di me. Ti pare di provare? Nuova missione, trova la chiave di volta. Premi back per vedere i dettagli. E quindi noi andiamo a vedere i dettagli della missione, la chiave perduta, eccola qua. Recupera la chiave di volta perduta nella caverna oltre Tok e lui ti darà la sua. Ricompensa, infatti, abbiamo una chiave di volta. Vedete che qui iniziano ad esserci anche delle missioni un po' più strutturate. Noterete delle somiglianze con Hollow Knight, perché ha preso molto da Hollow Knight il secondo Ori. Intanto abbiamo scoperto che questa terra si chiama Niwen, l'abbiamo scoperto proprio da Tok. E abbiamo scoperto che loro sanno che oltremare c'è qualcosa. Non hai ancora trovato quella chiave di volta? No, non l'ho ancora trovata. Quindi siamo a Niwen. Queste creature tra l'altro non ci attaccano nemmeno perché sono totalmente inermi. Ah, segretino! Stavo per cadere. Vai giù nelle spine te, bravo. Quelle non le potremo raccogliere, o forse sì. Aia. Che botta che mi sono preso. Sfera di energia. Hai trovato una sfera di energia. Raccoglile per ricaricare l'energia di Ori. Quindi anche questo, come nel primo capitolo. Ma l'energia non servirà più per salvare, fortunatamente. Perché salva automaticamente il gioco. Abbiamo un nuovo nemico lì. Un nemico molto pericoloso, eh. Non bisogna prenderlo alla leggera questo. Specialmente inizialmente, esatto, perché può farvi fuori tranquillamente. Ed anche perché ci devo riprendere un po' la mano anche io con Ori. E stiamo anche giocando a difficoltà difficile. Cacchio. Allora, devo dirvi che inizialmente, nel mio primo gameplay, anch'io c'ero morto un po' di volte contro questo. Perché ha dei pattern un po' strani, bisogna prenderci la mano. Bisogna fare un... appunto. È molto pericoloso. E soprattutto quando si attacca con la torcia si vedono poco i nemici piccoli. Guardate anche mentre passiamo che si liberano le lucciole. Dall'erba. Ed ora, andando sotto la cascata, la torcia si spegne. Salta sul muschio blu per aggrapparti, nuova meccanica di Ori 2. E lui non lo possiamo ancora uccidere perché non abbiamo più la torcia. Di qua non possiamo andare. Quindi, e si aggrappa al muschio. Guardate che bello a livello artistico. C'è anche solo questa grotta con un po' d'acqua. Diventa una cosa bellissima. Lì abbiamo un collezionabile, lì a sinistra. Che non sappiamo ancora cosa sia. Mentre la chiave di volta l'abbiamo vista. È qua. Le chiavi di volta sono utilizzate per aprire i cancelli dello spirito. Diversi cancelli dello spirito potrebbero richiedere un numero diverso di chiavi di volta. Come nel primo capitolo. Missione aggiornata. Fa vedere la chiave di volta a Tok. Ed ora, se infatti apriamo la mappa, ci fa vedere il nostro nuovo obiettivo. Hai trovato la chiave di volta perduta, riportala a Tok.
Ci fa vedere anche il percorso che ha fatto Ori recentemente, utile per capire meglio dove siamo. Ci mostra anche il collezionabile che abbiamo visto ma non abbiamo preso. Ecco, quel nemico là non mi piace in quella posizione perché mi danneggerebbe se provassi a saltare lì. Ok, ora invece no. Oppa. E torniamo da Tok. Ah, sei Donna tornato. Nush, E quella che vede è una chiave di ora volta? mira. Eccotene un'altra per ringraziarti, sono un uccello di parola. Esaugi, Ora posso continuare a ore vagare verso le o meraviglie no. perdute di Niwen, prima che le perdiamo di nuovo. E tu puoi Anemuzan. continuare con qualunque cosa tu stessi facendo. Buona fortuna. Missione completata. Possiamo parlare di nuovo a Tok? Cielo, tu Tieni gli occhi shatai. aperti, il vento non è l'unica cosa Quando che ulula in questa palude. Indizio di gameplay? O meglio, indizio per quello che arriverà dopo? Oh! L'avete visto sullo sfondo? Che figate queste cose, Nori. Cioè, ora c'è anche l'animazione con cui Ori lancia le chiavi di volta nel cancello dello spirito. E qui, come al solito, bisogna stare attenti a non toccare le acque. Mentre qui sotto, però, vediamo qualcosa di strano, eh? Di sotto, l'avete visto? Nell'acqua. Ci torneremo, ci torneremo. Qui non possiamo andare, però. Oh! E si corre! Ah! Prima fuga del gioco, aia! È velocissimo! Ah! Vabbè. A difficoltà difficile questa boss fight è tremenda. Perché è poco bilanciata. Cioè, questa è a mani basse la peggior boss fight del gioco, eh. Dovete fisciare il suo attacco e poi colpirlo voi. Cioè, tutto così essenzialmente. Peccato che abbiano scelto di metterla come prima boss fight, perché è proprio brutta rispetto alle altre. Vedete, potete dare al massimo un colpo e poi dovete tornare indietro, altrimenti vi colpisce. Però fortunatamente non bisognerà ucciderlo del tutto. Esatto. Ed ora che Ululo è fuggito, incendiando anche un po' di zone qui intorno, ha liberato anche il passaggio che c'era ostruito qui. Qui c'è un segretino, esattamente. Tana di Ululo, che ricorda un po' la tana di Gumo. Covo di Gumo. Guardate che figata questo ponte fatto con una colonna vertebrale. E vi anticipo, si potrà rompere. Qui c'è una chiave, una cancella dello spirito, quindi non possiamo andare. Andiamo da questa parte. Un altro Moki. Abbiamo scoperto da Tok che quelli si chiamano Moki.
Tu non sei come gli altri, i versi striduli, le urla. In te brilla una luce antica. L'albero lo ha ricordato, lo sapeva, ha brillato. Ha condiviso la sua memoria con te. Pendente spirituale, hai acquisito una nuova abilità. Tieni premuto LT per assegnare la X, Y o B e scatena attacchi combo. Ora usa la luce, vogliamo vedere! Quindi questi mochi sanno parlare, ora io l'assegno ad X. Come vedete anche lì sotto nell'HUD è comparsa la X. E questo è il pendente spirituale di Ori. Cioè, una fighissima spada laser che può essere usata anche per attaccare verso l'alto, come vedete così, o verso il basso. Però non si può rimbalzare su nemici all'infinito come in Hollow Knight. Rimbalzi appena appena durante il primo rimbalzo e poi inizia a cadere. Con questa luce dello spirito possiamo rompere gli ostacoli. Ma detto ciò, questo video finisce qui. Eccoci qua davanti a questo albero dello spirito. Questi sono praticamente gli alberi delle abilità del primo Ori. E già vedete come sono evoluti rispetto agli alberi del primo Ori, specialmente senza contare la Definitive Edition che li ha anche un po' abbelliti. Detto ciò, ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear e da Ori che si stiracchia è tutto, al prossimo video!